Ecco il momento che stavate tutti aspettando. Devo dire che sono curiosa, ma sarei stata più curiosa se la crema fosse stata appunto Kinder, quindi un po' bianca e un po' nera, diciamo. Eccoli qua, non si presentano male. Mi sembrano carini a vedersi. L'odore della brioche, buona. A me l'odore brioche finto è sempre piaciuto. Eh sì, si presentano proprio bene, sono carini. Ma la vera domanda è: la crema saprà di crema alla merda tipo panettone, pandori? Probabilmente sì. Andiamo. Non si può dire che non sia farcito, perché a primo morso già c'è la crema. Ma mi dispiace, cari bambini, nulla qua sa di Kinder. Nel senso, sì. Ha il marchio Kinder, ma che cos'ha di differente rispetto agli altri? Non la crema, che è la classica crema alla merda, che conosciamo ormai tutti. Non l'impasto del cornetto, che è classico. C'è un po' più di ripieno del solito, ma non è che abbonda. E visto la qualità del ripieno, direi. Per fortuna. Non li ricomprerai mai. Il cioccolato, raga, è alcolico, non sa di cioccolato, sa solo di alcol. E ora non mi dite che è obbligatorio mettere l'alcol, sarà anche obbligatorio, ma si potrà tranquillamente provare a farlo sentire un po' meno il sapore, perché se non siete in grado, non fatelo. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio manco mangiarlo, ovviamente. Lo so. Ma infatti non li comprerò mai più, cara Kinder. Vabbè, mi leggerò dopo dov'è l'alcol. E la giornata inizia con un porco. Ancora una volta l'alcol qua non è segnato. Forse è il lievito madre, perché non c'è neanche l'ammoniaca. Quindi non capisco, non capisco!